più vicina al sogno del sogno stesso. Nell'ottobre scorso erano stati messi sul mercato suscitando un grande interesse e adesso sono arrivate le prime assegnazioni in concessione per alcuni dei fari più belli del nostro paese. Andrà a una società tedesca di Berlino specializzata nel recupero dei fari la gestione e valorizzazione per i prossimi 50 anni della struttura di Punta Imperatore a Fuori Odischia e di San Domino alle Tremiti. Si è chiuso con 9 assegnazioni sugli 11 fari proposti il primo bando di gara dell'operazione Valore Paese Fari. Questi edifici, in parte del demanio, in parte della difesa, abbandonati da anni ma ancora funzionanti come segnalatori marini, saranno restituiti a nuova vita grazie all'intervento dei privati. Il faro di Ustica diventerà una foresteria per gli studiosi dell'ambiente, quello di Levanzo un resort per ospitare attività di yoga, cucina, fotografia, mentre a Siracusa il giovane imprenditore che si è aggiudicato la concessione creerà 14 posti letto tra suite e appartamenti. Il faro di Capodorso a Maiori andrà al WWF e quello di Capel Rosso al Giglio diventerà un museo dinamico. È stimato 6 milioni di euro il costo di riqualificazione delle strutture, 20 milioni la ricaduta economica. Lo Stato incasserà dai privati 7 milioni di euro per tutto il periodo di affidamento e in autunno è in arrivo un nuovo bando. 20 nuovi fari messi sul mercato dallo Stato in tutta Italia, 10 dei quali in Sicilia. 5 appartengono alla difesa, 5 al demanio, tra cui quello di Capo Zafferano alle mie spalle, a 30 km da Palermo.